fuori dal governo. Ricordo che hanno la, diciamo, il più alto numero di parlamentari nel Parlamento, appunto, 5 Stelle, avreste bisogno del PD per governare, diciamo, in un lei governo. Lei immagina l'entusiasmo che possa provare io vabbè, ad andare a governare con qualcuno che mi vuole in galera. Al di là della questione personale, con qualcuno che ha smontato i decreti di sicurezza, che sta smontando quota C, ma è per questo, se c'è un progetto serio, io mi metto in gioco al di là dell'interesse di partito, perché l'interesse di partito della Lega potrebbe essere tranquillamente quello di dire no a prescindere. Stare fuori, tanto i casini che gli hanno fatti Conte, Renzi, Di Maio, Zingaretti, aspetto che vadano contro un muro. Sto lì così e dire, ve l'avevo detto io. Sì, io non sono fatto così. Contro il muro ci vanno anche gli italiani, appunto, e ci va anche la sua base elettorale. Sto dicendo che per rispetto nei confronti del paese io mi metto in gioco. Non guardo alla convenienza del mio partito o di Matteo Salvini, che potrebbe stare fuori e guardare cosa fanno Renzi e compagnia. No, se c'è la possibilità mi metto in gioco, l'ho già dimostrato facendo il ministro dell'interno. Però ci deve essere una squadra all'altezza. È un progetto chiaro, faccio un esempio concreto. Sì. Il 31 dicembre di quest'anno scade quota 100. Ora, quota 100 l'abbiamo portata noi, ha dato la pensione a 400.000 italiani e italiane, ha dato lavoro a 300.000 giovani. Cancellare quota 100 e aumentare l'età pensionabile per me sarebbe inaccettabile. Ha alzato molto anche il debito quota 100, però insomma adesso... No, le voglio chiedere una cosa,